Fino ad ora abbiamo studiato la dinamica lineare, cioè lo studio di come le varie forze che agiscono su un oggetto, un punto materiale essenzialmente, ne determinano il moto. Ora studiamo la dinamica rotazionale, che è lo studio di come le forze che agiscono su un oggetto esteso, un corpo rigido, ne determinano il moto. Quindi la dinamica lineare di solito si applica ai punti materiali, cioè oggetti dotati di massa che possono essere considerati come puntiformi. Invece la dinamica rotazionale si occupa di solito di corpi rigidi, cioè oggetti estesi. La differenza principale tra un corpo rigido e un punto materiale è che il corpo rigido può anche ruotare, mentre invece un punto geometrico ovviamente non può ruotare, non ha senso. Quindi essenzialmente la dinamica rotazionale studia come le varie forze applicate a un corpo rigido lo fanno ruotare. Vedremo che tutte le leggi e le formule della dinamica rotazionale sono praticamente analoghe a quelle della dinamica lineare, pur di sostituire le grandezze lineari con le corrispondenti grandezze angolari. Adesso vediamo subito questa corrispondenza. Qui abbiamo un punto materiale che si sposta da una posizione iniziale S0 a una posizione finale S. Percorre quindi un certo spazio delta S e lo fa in un arco di tempo, in un intervallo di tempo delta T, che va da t uguale a 0 a T. Immaginiamo anche che all'istante T la sua velocità sia V e la sua accelerazione sia A. Se l'oggetto ha un'accelerazione, evidentemente c'è una forza, la forza totale, che lo sta spingendo nella stessa direzione e nello stesso verso in cui viene prodotta l'accelerazione. Inoltre sappiamo che se l'oggetto di massa m si muove con una velocità v, ha una quantità di moto p, che è il prodotto m per v. Qua invece è rappresentata una particella, sempre un punto materiale, di massa m che si muove per esempio su questa circonferenza, ma potrebbe essere anche un corpo rigido come una ruota, per esempio la ruota di una bicicletta, o un disco pieno, quindi un corpo rigido che sta ruotando in senso antiorario. Dunque qui abbiamo un punto materiale che trasla in modo lineare, di modo lineare, e qui un corpo rigido che ruota, quindi si muove di modo rotatorio, e vedremo che tutte le grandezze fisiche del punto materiale hanno la loro corrispondenza nelle analoghe grandezze fisiche rotatorie di questo corpo rigido in rotazione. Cominciamo con lo spazio percorso, delta S, che è presente anche nel moto rotatorio. Per esempio, questa particella potrebbe essere anche un punto segnato sul bordo della ruota o del disco. Inizialmente stava in questa posizione, S0, all'istante 0. Dopo un certo tempo delta T ha percorso questo tratto delta S, portandosi dalla posizione S0 alla posizione S. Tuttavia nel moto rotatorio è spesso più conveniente utilizzare l'angolo descritto, quindi l'angolo spazzato da questo corpo rigido, o per esempio da questo disco, piuttosto che lo spazio percorso dal punto che si trova sul bordo. L'angolo iniziale è 0 quando il punto si trovava qua e l'angolo finale è questo alfa. Delta alfa è l'angolo descritto nel tempo delta t. E questo angolo delta alfa è legato all'arco delta s da questa relazione geometrica, cioè l'angolo descritto è l'arco diviso il raggio. Questa è anche la definizione dei radianti, cioè l'angolo misurato in radianti. Ricordiamo infatti che un angolo è ampio un radiante quando l'arco sotteso dall'angolo è lungo quanto il raggio. Invece l'angolo è più ampio o più stretto di un radiante se l'arco è più lungo o più corto del raggio. In questo disegno si vede bene che l'arco descritto è più lungo del raggio e quindi questo angolo è sicuramente maggiore di un radiante. Il radiante sarà l'unità di misura naturale per esprimere gli angoli. Quindi abbiamo visto la prima analogia tra la grandezza fisica lineare spazio percorso e la grandezza fisica angolare che è corrispondente allo spazio percorso, che è l'angolo descritto. E abbiamo visto che le due grandezze corrispondenti sono legate dal raggio, cioè la grandezza angolare si trova prendendo la corrispondente grandezza lineare e dividendola per il raggio. Questa relazione
la vedremo che anche dopo, nelle altre corrispondenze, sarà sempre la stessa, cioè una grandezza angolare si otterrà sempre prendendo la sua corrispondente grandezza lineare e dividendola per il raggio.